Mettetevi comode perché non intendo andare di fretta. Video super richiesto, sono qui con le finestre spalancate, senza luci, con la luce naturale, è mattina presto, fa già caldissimo, quindi eventualmente se sentite dei rumori provenienti da fuori, scusatemi ma veramente non posso fare il video con le finestre chiuse perché morirei, potrei morire davvero. Mi armo di tutto il mio coraggio, affronto il caldo e faccio questo video per due motivi fondamentali, tanto perché me l'avete richiesto veramente in tante e poi perché tante tra voi mi chiedono il perché della mia assenza su YouTube. In realtà non è tanto che manco, forse sono due settimane, non mi ricordo, però è sempre bello vedere che quando io non ci sono voi sentite l'assenza, quindi notate l'assenza e mi chiedete perché non fai più video, dove sei finita, Carmen manchi, questi sono i prodotti, sì, ciao! Questi sono i messaggi più belli veramente che ricevo, ogni volta che li ricevo sono contenta perché significa che comunque la presenza si sente, la mancanza pure, e quindi sono contenta e questo è il senso, altrimenti non avrebbe senso stare qui a fare video come una scema. È un video abbastanza difficile da fare secondo me questo, perché come capita sempre del resto quando si fanno delle review monomarca e si vuole parlare dei prodotti migliori di un brand, perché comunque le cose che si vorrebbero dire sono tante, le cose da mostrare sono tante, però bisogna essere anche sintetici e andare al sodo, per cui appunto partiamo subito. Parliamo di Wycon. Wycon è un brand che nasce in tempi relativamente recenti in realtà e soprattutto approda qui in Calabria e più precisamente vicino a me, quindi in modo tale da poter avere un punto vendita vicino da un annetto, più o meno un anno e mezzo. Da quando ho il punto vendita vicino riesco a fare varie capatine, a toccare i prodotti con mano. È una cosa molto bella secondo me questa, perché appunto ci si può rendere conto anche quando escono nuove collezioni o comunque testando i prodotti, facendo delle prove trucco. Io molte volte per esempio mi faccio truccare dalle ragazze o comunque mi trucco da sola, anzi se mi guardate ragazze vi saluto perché siete sempre gentilissime, e poi testo il prodotto, quindi mi faccio un giro lì intorno, quindi nel centro commerciale, esco, lo vado a guardare fuori con le luci naturali, mi faccio un giro nei vari negozi, lo testo proprio sul viso e poi vado a comprarlo se eventualmente mi convince. Questa è una cosa molto importante per me, ecco perché non mi piace acquistare online, quasi mai. Mi piace molto invece provare i prodotti, poterli toccare con mano, scegliere, guardare la texture, toccarli appunto. Quindi questa cosa mi ha fatto avvicinare moltissimo a questo brand e diciamo che lo conosco abbastanza. Proprio per questo motivo oggi voglio farvi il video su quelli che sono secondo me i must have, quelli che veramente si sono rivelati i prodotti migliori di Wycon secondo me in questo periodo e che vi consiglio assolutamente. Molte cose non le ho acquistate, molte cose le ho provate e non le ho prese, molte cose invece attirano la mia curiosità ma non le ho mai acquistate, per cui questo ovviamente è il video sui miei must have sulla base di quello che ho testato, sperimentato e ricomprato. Poi ci potrebbero essere anche altri must have per esempio per voi e vi invito a scrivermeli nei commenti di modo tale che io possa andare a prenderli. Allora, uno dei prodotti must have di Wycon per me assolutamente, tant'è vero che ve l'ho consigliato sempre in tantissimi video, l'ho ricomprata, la voglio ricomprare, deve essere assolutamente sempre nella mia collezione di make up, e tanto più se siete delle makeup artist o delle truccatrici o comunque dovete prepararmi una valigetta appunto da portare fuori per andare a truccare altra gente, io questa qua ve la straconsiglio perché è un prodotto che non ha nulla da togliere a palettine di correttori di brand più famosi e super valutati. E questa palettina qua, la palette dei correttori di Wycon appunto, che è una palette molto molto, se riesco ad aprirla ve la faccio pure vedere, questa è la seconda che compro e come vedete l'ho già finita di nuovo, è una palette secondo me validissima, mi piace un sacco perché ci sono tantissimi correttori in tanti colori che potete anche mescolare insieme, che si prestano a tutti gli usi e gli utilizzi, che coprono appunto i rossori e che coprono le imperfezioni, che coprono le occhiaie benissimo. Inoltre ci sono queste due tonalità di colore che sono difficilissime da reperire da sole e sono il violetto o meglio ancora lilla, e poi che tende, perché è un correttore di tono, questo qua è un correttore di tono nel senso che nel caso in cui voi abbiate
un tono spento, grigio, una pelle particolarmente spenta e grigia in uno dei vostri giorni, potete andare a correggerlo con questo correttore qua. Mentre il correttore verde è quello tipico dei rossori, che possono essere rossori dovuti a brufoletti, a cuperosi, insomma, laddove c'è il rosso noi andiamo ad eliminarlo con il verde. Inoltre questo correttore Lille io lo utilizzo molte volte anche per illuminare la palpebra, però lo vado a stendere prima su tutta la palpebra in modo tale da avere una palpebra ben uniformata, molto luminosa, e poi vado a giocarci su con tutti i colori che voglio. Oggi per esempio l'ho fatto e i colori risaltano molto di più secondo me, quindi ragazze, veramente utilissimi entrambi i due correttori. Inoltre con questo qui vado molte volte a fare il contouring, questo è un colore, il contouring in crema, questo è un colore marroncino molto molto scuro, che serve per appunto fare il contouring in crema. Io molte volte l'ho fatto e mi ci sono trovata benissimo. Tutte e tre le tonalità dei correttori sono invece finite, perché io veramente me le mangio, questi correttori me li mangio, devo assolutamente ricomprare questa palette. Tra l'altro qualcuno tra voi mi aveva detto che sarebbe uscita dalla gamma, invece no, c'è, si trova, io l'ho vista e sicuramente la devo ricomprare assolutamente, accertandomi del fatto che non esca dal commercio, perché che non esca dalla loro gamma permanente, perché veramente secondo me è uno dei prodotti assolutamente migliori. Questi tre correttori infatti possono essere mescolati tra di loro. C'è un correttore più aranciato per le occhiaie più violacee, bluastre, poi ci sono questi due che sono invece quelli più chiari, uno col sottotono giallo e uno col sottotono rosa, per cui o mescolandoli insieme o comunque utilizzando uno alla volta voi potete andare a correggere appunto il vostro incarnato. E io molte volte mi trucco solo con questa, nel senso che faccio le correzioni del caso, poi metto una buona cipria sopra e ho fatto tutto, perché non mi piace appesantire il make up come tante volte vi ho detto. Altra cosa di cui mi avete chiesto sempre, soprattutto quando vedete che li utilizzo nei miei make up o comunque nei Get Ready With Me o comunque nei video in cui trucco altre persone, altre ragazze, sono i pennelli di Wycon. Io vi consiglio questi due, non avendone provati altri, o comunque forse ne ho un altro, però adesso è nei pennelli sporchi, però di quello non mi sento di avere la stessa opinione entusiasta. Questi qua invece, questi due invece ve li straconsiglio, sono dei pennelli che io ho acquistato subito nel momento in cui sono usciti, perché appunto mi attiravano tantissimo e devo dire che sono veramente validi. Il rapporto qualità-prezzo secondo me è ottimo e si sono rivelati assolutamente perfetti per l'uso a cui sono appunto adibiti. Questo pennello è il pennello che io utilizzo per stendere i fondotinta liquidi, molto compatto, con le setole fitte e duo fibra, perché come vedete è un duo fibra. Questo pennello mi è piaciuto un sacco perché riesce a stendere benissimo il fondotinta senza fare strisce, senza andare a fare appunto, senza creare particolari problematiche o difficoltà anche alle persone che non hanno una buona manualità. Tant'è vero che mia sorella, che non è una che utilizza pennelli, l'ha utilizzato 2-3 volte e assolutamente poi se l'è andata a comprare, perché ci si è trovata veramente bene. Il pennello non assorbe il fondotinta, una cosa che molti pennelli di questo genere fanno, invece in questo caso il fondotinta riesce a rimanere qui sulla superficie, poi voi andate a tamponarlo sul viso e con movimenti circolari lo andate a stendere, e secondo me è veramente valido, uno dei pennelli più validi di Wycon. Io vi dico la verità, non ho guardato, prima di fare questo video non ho guardato, non mi sono ricordata di controllare se è ancora in vendita oppure no, ma credo di sì. Ma comunque la gamma dei pennelli di Wycon è molto ampia e devo dire che sono tutti abbastanza validi. Altro pennello che invece un sacco è questo qui, e questo è un pennello da correttore, dicono loro, ma io l'ho utilizzato. Questo è un pennello da correttore che mi piace appunto per la sua forma angolata, perché consente appunto di stendere il correttore qui e poi di andare a lavorarlo verso l'alto, dando la forma al make up, quindi pulendo bene questa zona, eliminando eventuali polveri cadute in questa zona qui, quindi si va a pulire e contemporaneamente si dà la forma all'occhio, si dà la forma al make up, proprio perché questa cosa ci viene facilitata, risulta facilitata dalla forma del pennello. Quindi questi due pennelli di Wycon secondo me sono dei must have, dato che me l'avete chiesto in tante, io ve lo dico, secondo me questi due assolutamente li dovete avere. Poi ragazze, aiuto, altra cosa che mi piace un sacco di Wycon sono questi matitoni qua.
Questi mattitoni qua erano nati originariamente in una edizione limitata, poi sono stati messi in gamma permanente da Wycombe, probabilmente appunto perché hanno avuto un successone. Per quanto mi riguarda lo hanno avuto assolutamente, e sono appunto i Simply Red. Io ne ho due in questo momento, ma devo assolutamente andare a comprarne altri, e sono il numero 01 Candy Pink e il numero 02 Fucsia. Sono due. Come vedete, questo è più utilizzato dell'altro e questo invece un pochino meno, però entrambi io li adoro. Questi mattitoni mi piacciono un sacco per una serie di motivi, e cioè hanno una buonissima performance sulle labbra, sono facili da stendere, sono facili da portare con sé, possono essere utilizzati sia come contorno labbra, sia su tutte le labbra proprio come rossetto, possono essere utilizzati appunto per fare un effetto ombre, utilizzandoli appunto sulla zona, sul contorno delle labbra, e poi andare con un rossetto più chiaro all'interno, possono essere utilizzati come base. Insomma ragazze, io ve li straconsiglio fra tutti i mattitoni di Wycombe, e ne ho altri, anche oggi ne indosso uno. Questi qua sono assolutamente dei must have, ve l'ho sempre detto, ve lo ripeto anche qui, e per me questi due sono i colori più belli. Vi faccio vedere anche gli swatch, e sono il numero 1 01 Candy Pink, che si avvicina un pochino al Candy Yum Yum di MAC, secondo me un pochino, e poi il numero 02 Fucsia, eccolo qua. Guardate che belli ragazze, io ve li straconsiglio. Inoltre vi ripeto, hanno una buonissima tenuta, una buonissima performance, ovviamente non sono delle tinte labbra, quindi devono essere ritoccate, però per essere delle matite per le labbra sono veramente validissimi, io ve li straconsiglio, assolutamente must have. Allora, altro prodotto di cui vorrei parlare, che secondo me è un must have, tra l'altro molto sottovalutato perché ho visto veramente pochissimi video al riguardo, sono queste tinte qui di Wycombe. Io ve l'ho detto, io quando ho acquistato questa tinta l'ho comprata più per fare un esperimento, perché mi sono detta, voglio vedere se c'è differenza fra queste tinte di cui pochissime parlano, queste tinte qua, di cui prendo questa in rappresentanza, ma ne ho anche altre. Queste sono quelle più conosciute, sono le Long Lasting Liquid Lipstick di Wycombe, mentre queste sono le Double Gloss Lip Long Lasting, questo è qua duo, in cui troviamo da una parte appunto la tinta e dall'altra il gloss, a seconda se voi volete lasciare la tinta opaca oppure renderla lucida. Allora, io devo dire che queste qua ve le straconsiglio. Ora non ricordo se ho fatto il video test su strada oppure mi proponevo di farlo e poi non l'ho fatto, vi dico la verità, in questo momento non mi ricordo, però l'ho testata io e vi dico ragazze che questa tinta vale veramente la pena. Io l'ho comprata tra l'altro 3,90€ perché mi pare che fossero in sconto, costano intorno alle 6,90€ come anche queste, però io queste qui le preferisco rispetto a queste perché le ritengo molto più confortevoli sulle labbra, più facili da stendere, più facili da... come si dice? Più facile da stendere appunto rispetto a queste, che invece tendono subito ad asciugarsi e seccano le labbra. Inoltre queste qua fanno a me personalmente sulle mie labbra segnano un pochino le rughette, mentre qua, queste rughette che ci sono qui sopra, mentre questa qua invece no, mi piace veramente tanto. Io ho questa che è il numero 713, è un bellissimo fucsia anche questo, ultimamente sto in fissa con questi colori, si può vedere proprio dalla boccetta il colore che è veramente bellissimo, mentre questo qua è un color arancio, corallo, ed è il numero, anzi è proprio arancio definito, ed è il numero 14 delle Long Lasting Liquid Lipstick. Queste tinte qui di Wycombe sono molto nominate su YouTube e anche sul web in generale come tinte molto valide rispetto al rapporto qualità-prezzo, ed effettivamente sono delle tinte valide, però io personalmente preferisco queste perché mi seccano meno le labbra, hanno una migliore tenuta, hanno una migliore performance, rimangono lì dove le mettete. Io sono andata a struccarla la sera dopo una giornata in cui sono uscita, ho mangiato, ho parlato, ho bevuto caffè, ho sbaciucchiato a destra e a sinistra perché era una giornata in cui mi sono vista con molti amici, e devo dire che poi la sera, cos'è questa pozza di bruciato? La sera, forse il mio cervello, la sera quando sono andata a struccarmi ho dovuto veramente insistere sulle labbra perché era ancora lì, quindi assolutamente consigliata, must have secondo me, questa tinta, molto più che queste. Anche queste sono valide, vi ripeto, anche queste mi piacciono, ma queste sono veramente un must have. Poi, altri must have di Wycombe secondo me sono gli smalti. Gli smalti sono molto sottovalutati,
non lo so, se ne parla, si parla tantissimo di altri smalti, vedo pochissimo invece parlare di questi, e io invece ne voglio parlare perché a me piacciono un sacco e ho trovato dei colori bellissimi e alcuni di loro sono secondo me dei must have. Allora, due must have per questo periodo sono assolutamente questi, per esempio, che sono il numero 227, che è un bianco bellissimo, che si stende benissimo, molto coprente, ne basta una passata se siete bravi a stenderlo, altrimenti ne fate due ed è veramente bellissimo, costa pochissimo, nemmeno 3 euro ed è un must have per l'estate, così come un must have è questo, che è il numero 172. Entrambi appartengono alla linea Nail Care, quindi gli smalti, la linea basic di Wacom, degli smalti Wacom, e sono degli smalti veramente veramente validi, per me hanno una buona tenuta, non si sbeccano, resistono di più. Ora per esempio io ho uno smalto di Chanel messo 2 giorni fa che si è sbeccato subito, invece questi qua quando li metto mi durano anche una settimana e mi ci trovo veramente bene. Vi ripeto, provate il numero 172 e il numero 227, che secondo me sono dei must have in generale, ma soprattutto per questo periodo. Poi ne ho altri, e ho per esempio questo qui che è il numero 231, che è un bellissimo lilla, veramente bello, bello, bello. Poi ho questo che è un dupe perfetto di uno smalto di Bottega Verde che non fanno più e che è bellissimo, che io utilizzo tantissimo nel periodo natalizio, ed è il numero 820, un must have anche questo, il numero 820. E poi ragazze, questo qui è l'argento che cercavo dalla vita, mi piace un sacco, ogni volta che lo metto mi chiedete che argento è, ogni volta che ho messo una foto su Instagram mi chiedete che smalto, mi avete chiesto scusate, che smalto avessi sulle unghie. Io ve lo dico perché ve l'ho detto tante volte, il numero 803 della linea Sugar Effect, questo qua ragazzi prendetelo perché è veramente un argento molto bello, fa un bellissimo effetto se volete fare un accent nail art utilizzando l'argento, comunque fare dei disegnini, mettere dei qua, insomma quello che cavolo vi pare. Però ragazzi, questo qua è un argento che bisogna avere secondo me assolutamente in collezione. Altra cosa che mi piace un sacco, però di questi ragazze, scusatemi, perdonatemi, ma non ho ben capito, perché ho provato con la ragazza ma non ho capito, non sapeva bene nemmeno lei dirmi se sono in gamma permanente oppure sono stati riformulati. Io osservo questo qui che è il numero 11, aveva un ombretto in crema bellissimo, è un beige rosato molto molto bello, come vedete molto utilizzato, quasi arrivato alla fine, e io l'ho utilizzato tanto per truccare me, per truccare gli altri, come base da solo, come punto luce per illuminare la parte interna qua vicino al dotto lacrimale, un pelucco. Poi insomma ragazze, un altro pelucco, è sempre lo stesso, boh. Comunque, questo qua è un ombretto che mi è piaciuto un sacco veramente, secondo me è un must have proprio perché può essere utilizzato in tanti modi. Io addirittura lo utilizzavo molte volte alternandolo al Vintage Selection di MAC, che è il mio preferito in assoluto, e devo dire che il suo sporco lavoro lo fa anche questo, quindi costa decisamente meno e io ve lo straconsiglio proprio per questo impiego, per questo utilizzo. Altra cosa poi di cui volevo parlare sono le edizioni limitate di Wacom. Molte volte Wacom fa delle edizioni limitate veramente veramente valide, all'interno delle quali troviamo dei pezzi che sono decisamente dei must have. Un prodotto con cui io mi sono trovata benissimo quest'estate è questo fondotinta qui dell'ultima edizione limitata per l'estate di Wacom, che era la Kisses from Malibu, che io vi straconsiglio soprattutto perché adesso lo trovate in sconto, quindi se siete se l'estate per voi è appena iniziata ragazze, fatene assolutamente, andate assolutamente a comprarlo, perché secondo me è un validissimo fondotinta per l'estate, che non ha nulla da invidiare a quelli che utilizzavo io di solito, ossia quello di Shiseido, perché io utilizzavo quello di Shiseido. Allora ragazze, questo qui mi è piaciuto veramente tanto, mi sta piacendo ancora tanto, lo sto utilizzando, è quello che indosso ora, ve l'ho fatto vedere all'opera in un Get Ready With Me, e mi piace tanto appunto perché è pratico, perché è wet and dry, quindi potete voi modulare la coprenza che volete, potete utilizzarlo sia bagnato che asciutto, per una ragazza che me l'ha chiesto, è molto pratico da portare in borsetta. Molte volte io se vado in spiaggia lo metto e voglio essere un pochino più presentabile, se per esempio devo andare a fare un aperitivo di sera e quindi devo rimanere in spiaggia, comunque devo mangiare a pranzo in un chioschetto a mare, mi sistemo un pochino meglio la mattina, di solito non vado a mare troppo, ma in questi casi l'ho utilizzato e la sua resa è stata veramente impeccabile, per cui
veramente valido ed è il Sun Foundation. Io ho la colorazione più chiara perché questo è ancora il mio livello di abbronzatura, sono un po' colorata ma non esagero, ecco, col sole, per cui assolutamente questo qua ve lo straconsiglio, secondo me è un must have. Quindi ragazze, questo è quanto. Inoltre vi volevo, dato che siamo qui, vi volevo mostrare due acquistini che ho fatto di recente, ve li inserisco qui dentro proprio perché sono delle cose che ho preso con gli sconti e che sono molto curiosa di testare. Voglio dare una chance all'eyeliner, ad un eyeliner che da tanto tempo guardavo ma non ho mai preso, e ultimamente mi sono decisa a prenderlo, ed è questo qui, il Quick Eyeliner Carbon Black, questo Quick Eyeliner Carbon Black, che è un eyeliner in penna. Mi sono detta, lo voglio provare perché costa poco, perché comunque l'ho sempre guardato e non l'ho preso mai, perché sono fissata con quello di Deborah, per me è il mio eyeliner del cuore, però ho detto voglio vedere se riesco a utilizzare anche la penna in questo modo, la pennetta così e non quella con i tre puntini. E quindi l'ho preso, l'ho utilizzato oggi, questa è la seconda volta in cui l'ho utilizzato oggi, e devo dire che non è malissimo. Io ho problemi di vista, come sapete, quindi mi viene molto difficile utilizzare l'eyeliner, però ancora non ho un'opinione chiara a riguardo, però volevo mostrare, l'ho voluto inserire qui proprio perché l'ho preso con grandi aspettative. Vedremo come si comporterà, fatemi sapere se ce l'avete e come vi ci trovate. E poi un'altra cosa che ho preso, e che vi consiglio assolutamente se siete collezioniste come me di make up, se vi piacciono le cose particolari, è questo rossetto qui, di un'edizione limitata che io avevo lasciato perdere perché costava tanto. L'ho comprato a 3,90€ mi pare, ed è veramente bellissimo perché ha la forma di un diamante, il rossetto in sé ha la forma di un diamante, è molto come si dice, sfaccettato, plurisfaccettato, è un bellissimo rosso, adatto a questo periodo ma anche all'autunno, all'inverno, ed è l'unico appunto di questa edizione limitata. Lo trovate adesso scontatissimo e secondo me è un pezzo che non può mancare in una collezione che si rispetti, secondo me sempre, ragazze, quindi sono opinioni mie. E quindi ragazze, questo è quanto, questi sono i prodotti di cui vi ho voluto parlare. Non faccio i danni, non sono io. Questi sono i prodotti di cui vi volevo parlare in questo video, e spero che questo video vi sia stato utile, che abbiate potuto trovare degli spunti. Ovviamente questi sono i prodotti che, vi ripeto, per me sono dei must have allo stato attuale, dopo averne testato alcuni. Ci sono altri, ce ne sono altri, per esempio dei mascara o altri rossettini, delle matite labbra, però nessuno di questi prodotti mi ha fatto dire sì, lo devo mettere all'interno di questo video. Quelli di cui vi ho parlato invece sì. Prossimamente sicuramente ci saranno altre cose, ve le farò vedere nelle varie recensioni successivamente, nei get ready, o comunque ve ne parlerò nei video dei preferiti, delle scoperte eccetera, quindi state sintonizzate per scoprire se ce ne saranno altri, se ci saranno altri prodotti che entreranno tra quelli preferiti del mio cuoricino. Per ora mi limito a questi, quindi vi ripeto, fatemi sapere se voi avete dei must have di questo brand, se mi consigliate qualcosa assolutamente da avere che io vado a guardare e poi eventualmente compro, acquisto, perché voglio provare anch'io. E niente, questo è quanto, io spero che questo video vi sia stato utile, se è così mi raccomando mettete un bel pollice in su così ne faccio altri dedicati ai vari brand. Vi invito su tutti i miei social che sono qua sotto, li vedete, 1, 2 e 3, e se non siete iscritti al canale cosa aspettate, dove andate, iscrivetevi, fermatevi, restate qui con noi, più siamo meglio è, e soprattutto così non perderete i prossimi video. Io vi mando un grandissimo bacio e con me ci vediamo alla prossima volta. Ciao.